Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Il Titanic è una delle navi più famose della storia. Naturalmente, la maggior parte della sua fama deriva dalla terribile fine prematura della sua carriera. Proprio durante il suo primo viaggio da Southampton a New York, il Titanic si scontrò con un grande iceberg e affondò nell'aprile del 1912. Quella notte, quasi 1500 persone persero la vita e questa tragedia fu glorificata in diversi romanzi e film. Fino ad oggi, il Titanic ghiaccia ancora sul fondo dell'oceano. Nel video di oggi andiamo in un'avventura per scoprire perché così. Ti unisci a noi? Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Il transatlantico Titanic era la nave più grande del mondo dell'epoca, ma ebbe solo una vita molto breve. Il 31 marzo del 1911 una folla di 100.000 persone giunse al molo di Belfast, nell'Irlanda del Nord, per assistere al viaggio della Royal Mail Ship, il Titanic. Era un'enorme nave lunga 230 metri, 25 piani di altezza e pesava 46 milioni di chilogrammi. La nave aveva 16 compartimenti principali stagni nella parte inferiore, ognuno dei quali poteva essere facilmente chiuso in caso di scafo forato. Di conseguenza si pensava che la nave fosse inaffondabile. All'epoca il Titanic era la nave da crociera più grande e lussuosa del mondo. Conteneva tecnologia avanzata come un complesso pannello di controllo elettrico, 4 ascensori e un avanzato sistema di comunicazione wireless, in grado di trasmettere codici Morse. Ma la notte del 14 aprile 1912, il Titanic affondò al largo delle coste del Canada, appena fuori Terranova. Erano passati solo 4 giorni dalla partenza da Southampton, in Inghilterra, per il suo primo viaggio a New York. Il Titanic era 20.000 volte più pesante di un'auto ed era spinto da forza tale da mettere in moto tutto il peso. Nonostante il fatto che i motori siano stati immediatamente messi in retromarcia e il timone abbia virato bruscamente a sinistra quando è stato notato l'iceberg, il rallentamento e la virata dovuti dall'enorme peso della nave hanno richiesto troppo tempo. Non avendo abbastanza tempo e spazio per cambiare la direzione, il Titanic ha sperionato il grande iceberg da un lato, distruggendo quasi 100 metri della parte anteriore dello scafo sopra e sotto l'acqua. A causa del forte urto contro la fiancata, l'acqua si è riversata in 6 dei 16 compartimenti stagni e purtroppo la nave ha incominciato ad inclinarsi a prua e leggermente a destra, mentre l'acqua scorreva nelle murate di dritta, la destra della nave. Gli esperti stanno ancora discutendo le probabili cause della tragedia del Titanic, che ha causato la morte di oltre 1500 passeggeri e membri dell'equipaggio più di un secolo fa. I passeggeri della nave includevano alcune delle persone più ricche del mondo, oltre a persone comuni provenienti dall'Irlanda, Gran Bretagna e Scandinavia, che erano in cerca di una vita migliore negli Stati Uniti. Il Titanic ha fatto infuriare il mondo intero, non solo per l'enorme numero di persone che hanno perso la vita, ma anche per gli errori commessi. Nonostante le promesse degli architetti che la nave sarebbe stata inaffondabile, anche nelle peggiori condizioni di mare possibili, il Titanic affondò però in meno di 3 ore. I costruttori navali avevano persino affermato che, in caso di disastro, la Titanic poteva rimanere a galla per almeno 2 o 3 giorni. Allora, cosa è andato storto con il Titanic? È stato il fallimento dei materiali? O ci sono stati dei problemi di progettazione? Errore del capitano? Molte persone, infatti, hanno criticato il capitano A.J. Smith per aver guidato l'enorme nave attraverso gli iceberg nelle acque del Nord Atlantico a una velocità così elevata di ben 40 km orari. Alcuni ipotizzarono che il capitano Smith stesse cercando di battere l'Olympic, la nave gemella del Titanic, in termini di tempo di traversata più veloce. Secondo altri, l'operatore radiofonico ha ignorato un importante avvertimento sull'iceberg. Una nave vicina, la Californian, annunciò via radio di essere in stallo a causa del ghiaccio denso meno di un'ora prima che il Titanic colpisse l'iceberg. L'operatore radio del Titanic, Jack Phillips, considerò l'avvertimento dell'altra nave non urgente. Tuttavia, c'era un altro grosso problema.
Non c'erano abbastanza scialuppe di salvataggio. Qualunque sia la causa dell'affondamento del Titanic, un numero così elevato di persone non si sarebbe mai perso se la nave avesse trasportato abbastanza scialuppe di salvataggio per i suoi passeggeri e l'equipaggio. Al contrario, il Titanic lasciò il porto di Southampton con solamente 20 scialuppe di salvataggio, il minimo richiesto, con una capacità massima totale inferiore a 1200 per i 3000 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. Uno dei motivi principali del disastro è stato però il clima. Due studi, pubblicati intorno al 100° anniversario del Titanic nel 2012, hanno dimostrato che la natura ha giocato un ruolo significativo nell'affondamento della nave. Il primo studio ha affermato che la Terra si stava avvicinando in modo anomalo sia alla Luna che al Sole quell'anno, rafforzando la loro attrazione gravitazionale sull'acqua e creando mareggiate e maree record, con conseguente ghiaccio nel Nord Atlantico, intorno al periodo dell'affondamento. Il secondo studio ha affermato che è stato causato anche a causa delle condizioni atmosferiche. La flessione della luce potrebbe aver causato riflessi o illusioni ottiche, che hanno impedito ai punti di osservazione del Titanic di percepire correttamente l'iceberg. Avrebbero anche fatto sembrare il Titanic più denso e più piccolo della nave vicina, il Californian, facendo pensare all'equipaggio di quella nave che fosse una nave separata senza radio, impedendo di comunicare tra loro. Così il Titanic affondò fino in fondo al mare. Ma ora veniamo alla domanda: perché non abbiamo mai tirato fuori il Titanic dal fondo del mare? E la realtà è che il Titanic si è arrugginito e ormai non galleggia più. Non c'è molto che si possa recuperare in una sola volta. È più semplice esplorare dove si trova. Il Titanic si divise in due quando affondò, lasciando l'estremità anteriore e posteriore a 600 metri di distanza. Tutti i piccoli frammenti erano sparsi su un'area di 38 km quadrati. Due grandi sezioni avrebbero potuto essere recuperabili decenni fa, ma ora non più. Dopo diversi tentativi falliti, il relitto del Titanic fu finalmente localizzato nel 1985. A quel punto era un grande mucchio di ruggine e non c'era molto altro. Forse tra 10 anni non sarei nemmeno in grado di vedere cosa è successo al transatlantico. Se provassimo a spostarla, si distruggerebbe subito. Il suo corpo d'acciaio è in condizioni così pessime che non può essere salvato e gran parte di esso è già stato sepolto dalla sabbia dell'oceano. D'altra parte, i pezzi che non erano coperti sono stati già salvati. Gli oggetti non ferrosi sono stati recuperati dall'acqua e sparsi in tutto il mondo, dove hanno attirato un grande interesse. La campana della nave, oggi, è uno degli oggetti recuperati più notevoli. Il Titanic ovviamente inestimabile, ma chi sarebbe disposto a pagare per salvarlo? L'operazione sarebbe estremamente pericolosa e avrebbe poche possibilità di successo, con conseguente nulla da vendere. Nel 2012 è stata rivelata una foto di quello che sembrava una scarpa e un cappotto, dimostrando che molto probabilmente erano i resti di uno dei passeggeri. Di conseguenza, il Titanic è stato lasciato alle ingiurie del tempo e dell'oceano. Ora è quasi scomparso, ma non sarà dimenticato. L'affondamento del Titanic ha portato a nuove norme di sicurezza e alla promozione di una tecnologia marittima più sicura. A causa dei microrganismi affamati nell'oceano, i detriti del Titanic potrebbero scomparire completamente entro il 2030. Sebbene la decomposizione si sia fermata, nel 2010 sono stati scoperti dei proteobatteri sulle particelle di ruggine estratte dai detriti. Gli scienziati hanno chiamato il nuovo batterio Allomonas titanicae, ma potrebbe indicare che la fine è vicina per i resti del Titanic. Il contenuto di sale dell'acqua intorno alla nave è del 3,5%, il che rende più facile la vita di questi batteri. E mentre i rottami della nave si stanno rompendo, le singole parti continuano a raccogliere grandi quantità di denaro alle aste. Nell'ottobre 2016, una chiave che potrebbe essere utilizzata per aprire un armadietto di un giubbotto di salvataggio a bordo della nave è stata venduta a circa 80.000 euro. Era uno degli oltre 250 oggetti della nave affondata che sono stati messi all'asta durante un'asta di cimeli del Titanic a Davises, in Inghilterra.
La chiave è stata utilizzata da uno steward che lavorava a bordo della nave e ha contribuito a salvare vite umane quando la nave è affondata durante il suo primo e unico viaggio nel 1912. Il prezzo rifletteva la rarità dell'oggetto e il fatto che la sua origine potesse risalire al 15 aprile del 1912. Inoltre, una lettera d'addio dell'assistente chirurgo di bordo John Simpson è stata battuta all'asta per circa 32.000 euro. Hai mai viaggiato su una nave da crociera? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.